Va bene, allora noi vi ringraziamo per essere venuti. Siamo qui appunto per presentare queste repliche che facciamo a Palermo dello spettacolo Apriti Cielo. E con noi presente anche il signor Picone, che non so se però farà anche lo spettacolo, non lo so. Penso di esserci. Pensa di Penso essere. di È uno spettacolo, diciamo, che per la prima volta rispetto agli altri nostri spettacoli ha un fil rouge, cioè c'è un racconto che prosegue attraverso tre quadri, sul quale però insomma, appunto, non vi dico niente perché è soltanto l'inizio che sapete, cioè siamo due tecnici della TV, due stupidissimi tecnici della TV che entrano a casa di un cliente e trovano questo cliente morto. E da lì, insomma, succedono una serie di cose, loro cominciano a mettersi nei guai. Questo è, diciamo, l'inizio, da lì parte tutto. Nasce una onlus che si chiama Mare Dolce, è una onlus nostra, appunto di Ficarra e Picone. E con l'intento, diciamo, di realizzare dei progetti di solidarietà, intanto per la città di Palermo e poi, insomma, per la Sicilia, non lo sappiamo. Intanto sicuramente nasce per questo progetto. Questa idea ci è venuta anche grazie, diciamo, io cito il dottore Trizzino dell'Ospedale dei Bambini che ci ha coinvolto in questo anniversario dell'Ospedale dei Bambini che quest'anno compie 130 anni e ci ha voluti come testimonial. Diciamo, noi abbiamo pensato all'inizio in maniera tale che così potessero dire ai bambini: se non mangiate, se non vi curate, diventate come loro. Invece no, insomma, è proprio che ci ha voluto di suo. E quindi, insomma, essendo nata questa collaborazione con loro, ci è venuto il desiderio di appunto fare una serata dedicata, diciamo, all'ospedale dei bambini, insomma, realizzando due ludoteche all'interno dell'ospedale. Con l'incasso verranno realizzate due ludoteche, una per bambini, uno spazio che va per i bambini fino agli 8 anni e un altro che va per i bambini dagli 8 sino ai 14 anni, giusto perché l'ospedale accoglie bambini sino ai 14 anni. Naturalmente a nome mio, ma del direttore generale, dottor Pullara, che è qui presente, volevo ringraziare perché sì, è vero, i 130 anni sono stati lo stimolo per iniziare questa collaborazione. Noi siamo veramente lieti che voi prestiate il vostro volto a queste iniziative. Noi non vi consideriamo testimonial, ma amici. Perché Palermo ha bisogno di questa gara di solidarietà e ha bisogno anche di congiungere delle cose che generalmente non sono unite, il mondo della sanità con quello dello spettacolo. E quindi riuscire a realizzare dentro l'ospedale dei bambini queste ludoteche, che rientrano un po' anche nel vostro stile, ecco, di obiettivi, è una cosa molto bella perché i bambini hanno bisogno di essere anche distratti nel momento peggiore della loro esperienza, che è il ricovero in ospedale. Tutti lo vediamo, è importante che abbiano delle possibilità di svago.